Allora, mi sto simulando un ricetto da fare per il collo. Naturalmente, io non avendo il piedino ricciatore, me lo provo ad arricciare a mano. Oppure, se non potete usare questo metodo che sto usando io, potete passare un'imbastitura e arricciarvi tutto il bordo. Io sinceramente, per questioni di velocità, uso questo metodo. È un pochino scomodo perché l'ho fatto piccolissimo, però allora, intanto se fate il ricetto, dovete rifinirlo dal lato opposto. Quindi se io attacco questo ricetto al collo, devo essere consapevole che deve essere rifinito. Poi che faccio? Mi prendo il collo, una parte del collo e mi faccio questo. Allora, non so nemmeno se l'ho tagliato giusto, vediamo, speriamo, così vi faccio vedere fino alla fine. Allora, intanto da qui inizio. Questo bordino naturalmente deve essere rifinito e girato come si deve, cioè deve essere, diciamo, fatto un bordino, oppure se state facendo a tagliacuci, fate a tagliacuci. Allora, io mi inizio, vi faccio vedere, un centimetro più sopra della cucitura. E perché? Perché quando poi io attacco il listino del collo, non devo avere problemi che mi capiti il ricetto. Allora, quando arrivo alla punta, mi giro e il ricetto sto attenta a non farlo capitare nelle cuciture. Praticamente mi giro solo il ricetto. E mi inizio a cucire. Naturalmente, ripeto, l'ho fatto talmente piccolo che vado malissimo, però a volte i ricetti o magari te lo crei con l'arricciatore, oppure dovresti fare con l'imbastitura. Io ripeto, me lo sono fatto in un modo veloce con la macchina, però se dovessi farlo in origine per come dovrebbe essere, forse userei altro metodo. Allora, mi giro sempre senza far capitare il ricetto, mi giro e mi faccio la cucitura fino a un centimetro, a un centimetro. Naturalmente questi vengono rifiniti, no? Come vi ho detto prima. Adesso me lo a un centimetro dal bordo, ok? Ed è questo. Poi mi prendo il collo, dall'altra parte io devo coprire il punto che ho fatto prima, quindi mi metto giusta e vado a cucire sulla cucitura o poco poco più dentro dove ho cucito prima. Così, quando giro sto attenta naturalmente a non far capitare il tessuto, cioè il ricetto. Poi mi metto giusta da questo lato per vedere come va e inizio a cucire. Inizio sempre che sto attenta che non capiti il ricetto. Io lo sento sotto le mani e quindi mi sto attenta che non capiti. Spero non sia capitata, altrimenti dovrò scucire. Però penso che sia andato tutto bene e adesso lo vedremo insieme. Ok, nel momento in cui ho finito, io mi rivolto il mio collo, mi rivolto e questo è il ricetto al collo. Qua vicino sono andata un pochino, mi è capitato un pochino nella cucitura, però io adesso non lo scucio, tanto non mi serve, però normale la punta dovrebbe essere in questo modo, come questo. Poi, se volessimo fare un'impuntura, io adesso questo non ve lo sto scucendo, però sono consapevole che l'originale è questa. Allora, se poi volessi fare un'impuntura, posso anche fare così. Vi faccio un'impuntura tutta per fermare, diciamo, il bordino.
me lo tiro dietro e me lo impuntino e giro. Ok, poi nel momento in cui devo attaccare la lista del collo è tutto pronto. Me lo vado a stirare così lo vedete meglio, qui c'è più luce ed ecco qua. Diciamo che è pure carino. Io ripeto, ho solo simulato, non è, vi faccio solo delle prove per farvi vedere.